Qual è il capitolo di Final Fantasy che tutti dovrebbero giocare? Potete sceglierne solo uno. Oggi vi seleziono Final Fantasy X, considerato anche l'ultimo vero Final Fantasy. Introdusse un sacco di novità, motivo per cui fu anche considerato un vero e proprio spartiacque. Rinunciò alla mappa del mondo, tanto per cominciare, e apportò modifiche molto radicali anche al sistema di combattimento. Sto parlando del CTB, Conditional Turn Based. Quel sistema che accantonava il tempo reale per abbracciare invece una turnazione più classica. Cioè, per farvi capire, il tempo sembrava quasi fermarsi per dare la possibilità al giocatore di prendere con quanta più lungimiranza la decisione più adatta. Terza novità che apportò al franchise, la sferografia. Ossia un sistema di progressione dei personaggi che consisteva in un'immensa griglia, dove il giocatore poteva spendere gli AP accumulati o per acquistare nuove tecniche oppure per migliorare i parametri del proprio personaggio. Salvate il video e condividetelo con gli amici per poi chiedergli: